canale. Allora, oggi nuovo video, un video tag che si chiama Essere donna. Io ho letto già le domande e mi piace tantissimo questo tag, è molto carino. È stato ideato da i consigli di Antonella e di Debbie My Passion. Loro due hanno ideato questo video, però io l'ho visto sul canale di Lux Grumble, Grumble, come si pronuncia, non lo so. Insomma, sono 9 domande, 100 ria 8 perché la nonna dice tagga chi vuoi, e vabbè. Allora, cominciamo subito. A che età hai iniziato a sentirti donna? Allora, io ho cominciato a uscire sull'età di 16 anni, proprio a uscire. Direi sui 17 anni mi sono sentita, sì, donna proprio. E ad esprimere la tua femminilità ed in che modo? Cioè, praticamente la domanda è a che età hai iniziato a sentirti donna, ad esprimere la tua femminilità ed in che modo? Allora, sui 17 anni... ad esprimere la mia femminilità ho cominciato praticamente quando cominciavo a vestirmi con le gonne, le calzamaglie, mi sentivo proprio femmina, proprio tutta così, no? E anche cominciandomi a truccare, che comunque sì, non è che mi truccavo chissà quanto, solo un po' di matita, però sai, con rossetti, un po' d'ombretto sì, li usavo anche quando ero con l'età lì, quando ero più giovane, però cioè la mia femminilità l'ho espressa così, ecco, vestendomi un po', certo, no? Da troione. Insomma, però sai, con le gonne, un po', insomma, femminile, ecco, così l'ho dimostrato. Seconda domanda. Il tuo rapporto con tutti gli uomini della tua vita, padre, amico, fidanzato o marito? Oh, con mio papà ho un rapporto, cioè, bello, bello, perché comunque andiamo d'accordo, come vado d'accordo con mia madre, quindi non... cioè, un rapporto tranquillo, amichevole, anche da fratellanza, diciamo. Oltre papà mi fa anche da fratello, ecco. Come mia madre mi fa anche da sorella, tipo. Con gli amici, io da piccola più o meno stavo sempre con i maschi la maggior parte, quindi mi trovo abbastanza bene. Con il fidanzato mio ho un ottimo rapporto, comunque, cioè tranquillo, tranquillissimo. Non so cos'altro dire, comunque già col sesso maschile comunque sono andata sempre d'accordo. Terza domanda. Chi dice donna dice danno. Sei d'accordo? Sì, su questo sono d'accordo. Come interpreti questo detto? Chi dice donna dice danno, perché danno l'amore, danno la vita, che mettono al mondo i figli, danno speranza, danno tutto, e quindi su questo detto io sono d'accordissimo. No, chi dice, sì, c'è quelli che pensano, no, che dice donna dice danno perché danno che fanno il casino, chissà che cosa, no. Danno la vita, danno la speranza, danno l'amore, danno tutto. Quindi questo detto ci ha acchiappato giustamente proprio, cioè, quindi... lo penso in un modo positivo, questo detto. Quarta domanda. Tre parole per descrivere la donna che sei senza filtri. Sono molto passionale, molto 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 fedele e anche molto protettiva a confronto soprattutto mio figlio. Quinta domanda. Come non dovrebbe mai essere una donna secondo te? Secondo me non dovrebbe mai essere una donna... una donna non dovrebbe mai essere traditrice. Non mi piace. E non mi piace con le donne che, per esempio, fate finta, faccio un esempio, oltre traditrice anche il fatto che anche se è single, per esempio, allora, traditrice non mi piace, quindi per me una donna non deve essere traditrice. Se no c'è anche quell'altro caso che se ci sta una ragazza o una donna, quello che vi pare, di una certa età anche, no, matura, che è single, che va a rompere le palle, per esempio, a un uomo che è sposato, allora quello io non lo sopporto. Perché se già te lo sai che un uomo sposato ti lascia perdere, cioè voglio dire, vatti a trovare uno single, cioè uno che non è sposato, non c'ha fioli, e non è fidanzato, eccetera. Per me quelle sono le donne, le puttane, ecco, quelle sono. Perché vanno a rovinare un rapporto, una coppia, eccetera, eccetera, che poi lì certo dipende anche dal marito, giustamente. Se non c'ha la testa, dice di no, guarda, vattene via, per di no. Anche quel lato lì, proprio il caso di traditrice. Sesta domanda. Descrivi il tuo ideale di donna. Scegli tu se fisicamente o in generale. Ah, fisicamente a me mi piace una donna, mi piace morbida, formosa. Non dico cicciona, cioè non dico che deve pesare 200 kg, però ne manco pesare 50 kg o 40 kg, ma giusta, in carne, che comunque ha un bel corpo, sinuosa, che ha un bel seno, ha un bel sedere, insomma è fatta bene, però ecco che non è secca secca, non è manco tutto sto ciccione, una donna normale, fisicamente giusta,
e produce a tutte le forme al punto giusto, tipo Marilyn Monroe, ecco. Settima domanda. Donna o femmina, tu come ti collochi? Allora, io prima che avessi mio figlio, fino a 18 anni, mi sentivo femmina e basta. Dopo che ho avuto un bambino mi sento proprio donna, perché sono maturata tantissimo da quando avevo 18 anni a 19 anni, ed già ero maturata. Si dice che quando dopo un figlio di solito te matura, no? Non è sempre così, però io mi sono resa conto che tempi passati invece non ero matura come lo sono adesso, e quindi mi sento donna, sì, proprio donna. Certo, dopo lo voglio io se mi voglio sentire femmina, pure io ogni tanto faccio la parte dove mi sento una bambina, e mi sento una bambina, parlo come una fiola, voglio le robe, per di no, io quel per di mi comporto da bambina. Quando voglio mi comporto da bambina, quando voglio mi comporto da femmina, però la maggior parte mi comporto da donna quando c'è da comportarsi proprio, però in generale mi sento donna proprio. E però quando voglio posso fare anche femmina e bambina, per dirvi, no? Dipende ai momenti, così, quelli che mi vengono, insomma, quelli che mi capitano le cose. Ottava domanda. Se potessi fare un salto nel passato, che donna avresti voluto essere ed in quale epoca avresti scelto di vivere? Che donna vorrei essere? Adesso non lo so questo, però a me mi piaceva l'epoca dell'800, 700, che, o anche del 900, che mi piacevano quelle donne tutte così, boh, non lo so, tutte un po' altezzose, no? Non so, mi piaceva, soprattutto proprio portare quei vestiti proprio larghi. Una roba bella, un bel po', mi piace tanto. Che era l'ultima domanda questa? La penultima, beh, l'ultima, la nonna dice, tagga 5 donne che stimi. Allora, io taggo. Allora, tagga 5 donne che ami. Non è vero, che stimi, scusate, non so perché mi è scappato fuori ami, però vabbè. Allora, taggo Teddy Ari of Alessia, Emanuela Cinà, Daisy Makeup 90, La Swamp e Gabri MBM. Io taggo a voi ragazzi, spero che il video lo facciate, spero che non l'avrete già fatto. Vabbè, se avete fatto, pazienza. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, questo tag, spolliciate un pollice in su. Sotto il video se volete mi commentate e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!